ты видишь, слова какие-то. Знаешь, их не требуют. Esprimere, e lo abbiamo già fatto,
Zato mi hoćemo izraziti, insomma, tutti to že narediti. E i nostri giudizi sul progetto italiano. E naša mnenja glede italianskega načrta. Ma non siamo in grado di valutare complessivamente l'impatto ambientale del progetto italiano unito a quello sloveno. Vendar nismo zmožni sedaj razumeti in izračunati vpliv, ki ga bo imel celoten načrt, bodi si v Italiji in Sloveniji skupaj. E questo è un punto fondamentale per qualsiasi intervento si voglia fare. To je temeljna točka za vsak poseg, ki ga moramo napraviti. Perché il tratto finale del corridoio 5 nel Friuli Venezia Giulia. Ker zadnji del 5. Corridoria v Furlanijulijski Beličiji. Prevede lo scavo di oltre 30 km di gallerie sotto il carso. Zahteva iskopanje 30 km pod zemljo v Beneci, v Furlanijulijski Beneci. Quindi l'impatto ambientale è elevatissimo. Torej, vpliv na okolje je zelo, zelo visok. I danni che si portano all'ambiente carsico, all'ambiente sotterraneo ipogeo, sono irreversibili. E škoda, ki bo prizadela podzemski kras, je nepopravljiva. Con distruzione di cavità, grotte, intercettazione di corsi d'acqua sotterranei, ad esempio il fiume Timavo. Tukaj se vpliva na podzemske jame, na razne vodne tokove, ki so tudi podzemski. E questo prima di entrare in territorio sloveno, cioè a Divaccia. In to preden pridemo na slovenski territori, in sicer pri Divači. Quindi non è possibile, come è stato fatto finora, che un progetto simile possa passare senza, possa essere approvato senza che ci sia un coinvolgimento di entrambi gli stati, una valutazione di entrambi gli stati, cosa che al momento è totalmente assente. Torej, ni mogoče, da se ta načrt sprejme, ne da bi preučili vpliv tega načrta skupno Slovenija in Italija. I danni che verrebbero portati al Carso riguarderebbero direttamente, ovviamente, anche la Slovenia. Torej, škoda, ki bila povzročena s tem načrtom, bi zadevala bodisi Italijo kot tudi Slovenijo. Se noi intercettiamo i corsi d'acqua sotterranei, ad esempio il Timavo, il corso del fiume viene deviato e c'è il rischio che il Timavo scompaia definitivamente. Če ta načrt bo tikal podzemski tok reke Timave, tukaj tvegamo, da se bo ta tok spremenil in bo popolnoma tudi mogoče izginil. Quindi la parte ambientale è determinante nella valutazione di questo progetto. Torej, del prestudirane okolja je temelja preden za sprejeti tega načrta. E l'esempio che abbiamo voluto riportare, quello dell'impatto sull'ambiente ipogeo, è solo una parte del grande impatto ambientale di quest'opera. In ta del študije vpliva na podzemje je samo del vpliva, ki ga ima ta načrt na okolje. E di fronte a
questi danni ambientali viene naturalmente da chiedersi a cosa serve il progetto. In pretitarchi na certi se takovi vittim uplivom škodljivi na okolje se prašujemo kaj rabi ta načrt. Su questo poi interverranno più approfonditamente i nostri amici Pastor Rutti e Vrei Metz. O tempo vostra govorila kasneje gospod Vremec in Pastor Rutti. In gospod Pastor Rutti. E che potranno appunto anche spiegare qual è, come rappresentanti delle comunità locali, come viene visto il progetto dalla popolazione nella regione Friuli Venezia Giulia e a Trieste. Gospoda Vosta razložila tudi kako vidijo ta načrt lokalne populacije, ki so, ker oba predstavljata razne organizacije na tem teritoriju. Io mi limito quindi solo alla questione comunitaria, di diritto comunitario. Ja se omenjujem samo na del, ki zadeva europska pravila, e mettendo in evidenza quello che noi abbiamo già fatto per contestare il progetto incompleto. In da un po' dare che sto na to kar smo mi že naredili za ta načrt. Allora, in particolare noi abbiamo già presentato le osservazioni in opposizione riguardo al progetto italiano. Siamo già podali nasce misli, nasce nasprotovanie glede italianskega načrta. Contestando questi punti. Allora, il primo è la mancata applicazione della valutazione di impatto ambientale unica. Prva točka našega nasprotovanja je pomanjkljivost načrtu, kar se tiče vpliva na okolje, globalnega načrta, kar se tiče okolja. Questa è una carenza che è stata evidenziata fin dall'inizio dalla presentazione dello studio di impatto ambientale. To je pomanjkljivost, ki smo ji nasprotovali in smo jo podali že od vsega začetka študija glede vpliva na okolje. La direttiva 337 del 1985 della CE prevede che lo studio di impatto ambientale deve fornire una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto. È il pravilo 337 Europske Unije, akrat CE, mora nuditi informacije glede z opisom vseh fisiche tipologie celotnega načrta. Non è possibile valutare un progetto come questo a pezzi, cioè tratte di 100 o 50 km per volta come sta accadendo. Ni mogoče ocenjevati takega načrta na majhne koščke, recimo oko 100 metrov posamezno. In questo per questa impostazione, in questo senso, è intervenuta anche, e noi lo abbiamo evidenziato, la Corte di Giustizia Europea con numerose sentenze
Noi nelle nostre opposizioni abbiamo messo in evidenza la sentenza del 28 febbraio 2008 nella causa C2/07. Se tu di obbligi mie vedete da certa se je Israela Israelco Zico Europsko sodisce glede našega priziva iz 28. februarja 2008 številka C 2107. E la sentenza riguarda la non aggirabilità della disciplina della valutazione impatto ambientale. Torej, sodišče se je izreklo, da je ni mogoče ne prijaviti tudi, ne se izreči glede globalne valutacije celotnega načrta. Esatto, attraverso la valutazione complessiva dei progetti. Je treba vse načrte združiti in jih oceniti globalno. Questa è giurisprudenza acquisita della Corte di Giustizia Europea. To je sprejeto ponovno od Europejskega sodišča. Che costituisce diritto acquisito dell'Unione Europea. Quindi noi ci stiamo basando, ed è anche logico, sul diritto dell'Unione Europea. To je pravica in zakon, ki ga je Evropska unija potrdila in mi se na to naslanjamo. Ci sono altri punti molto importanti per quanto riguarda il diritto comunitario che non sono stati rispettati. Tem so še druge točke zelo važne, kar se tiče zakona Evropske unije, ki niso bili spoštovani. La convenzione UNECE di Espoo del 1991 prevede la valutazione di impatto ambientale transfrontaliero per i progetti che vengono presentati tra uno o più paesi. Convenzione UNECE Espoo iz leta 1990 zahteva ocenjevanje vpliva na okolje, ki je čez meje. Mora biti čez meje. In questo caso ci troviamo in totale violazione della convenzione UNECE di Espoo, in quanto la Slovenia non è stata coinvolta nella valutazione transfrontaliera per il progetto italiano. Tukaj smo popolnoma v nespoštovanju te direktive, ker načrt ni bil napravljen združeno med Slovenijo in Italijo. E l'Italia non è stata coinvolta nella valutazione transfrontaliera del progetto sloveno. L'Italia ni bila popračana in ni sodelovala pri ocenjevanju slovenskega okolja. Quindi nessuno dei due paesi sa cosa l'altro sta autorizzando. Torej, ne ena ne druga država znata, kaj druga država dovoljuje. E in più, punto fondamentale della convenzione di Espoo e della convenzione di Aarhus sono il coinvolgimento diretto della popolazione nel procedimento decisionale. In še temelja točka Espoo z leta 1990 in tudi konvencije z Aarhus je, da mora biti tudi krajevno prebivalstvo vključenjo v izbiranje in sprejetje
una certa. E in entrambi i paesi invece la popolazione è stata esclusa dal procedimento decisionale perché? Nagalto vede vela che io vedo già che vila e blocco di Bausto escludono che scacca se la coli sto di Lovania per gli sbiranio e in potrivanio gli sbir sta non c'è. Perché non è stata possibile una valutazione congiunta dei due progetti. Nibila Mogocia o Segnevani e Drugio una certa Vanie e una certa Trattava. E ai cittadini quindi non è stata data la possibilità di intervenire avendo gli elementi necessari per poter esprimere la propria opinione. In primo ovvero più alto è meglio mi sovvidando gli elementi da sulla po' o di ossa gli vedete dalla certa. Allora cerchiamo di capire, non si tratta di interventi dei cittadini irrilevanti. Ci sono delle persone, non poche, che a seguito di questi progetti perderanno la casa, le abitazioni. Ne govorimo tu che ho mai six parecchie invece veliki problemi che vanno nastale za določene prebivalce, nekateri vanno zgubiti hišo ali še več. Allora, quindi questa è la situazione e cosa chiediamo noi ora? Torej, ta je situacija. Kaj mi prašujemo sedaj? Allora, intanto che la Slovenia renda pubblici e in maniera trasparente i progetti o il progetto che sono già in fase di valutazione da parte del governo, delle autorità governative. Torej, mi zahtevamo da Slovenijo obelodani na črte ki so sedaj ocenjevani v Sloveniji. Che la popolazione venga coinvolta nella valutazione. Da se zahteva da tutti prebivalstvo è vključeno v ocenjevanje tega načrta. E che il progetto italiano non possa proseguire fino a quando non sarà stata effettuata una effettiva valutazione di impatto ambientale tra i due paesi. In da se italianski del načrta ne nadaljuje, dokler se ne bo ocenilo načrt skupaj med Slovenijo in Italijo. Per quanto riguarda i progetti comunque finora visti, presentati e in corso di autorizzazione da parte delle autorità italiane. Kar se tiče načrtov do sedaj ocenjevanih in ali še fazi načrtovanja na italijanski strani. Siamo assolutamente contrari alla realizzazione del progetto che prevede le escavazioni nel caso. Smo popolnoma nasprotujemo delu ki se predvideva na kraškem podzemlju. In quanto ha un impatto ambientale troppo elevato. Che rima prevelik negative vpliv na okolje. E non vengono presentate delle alternative a minor impatto ambientale. In ni dana nobena alternativa ki ima manjši vpliv na okolje. Io avrei terminato, penso la parola a Piero da parte mia. Governato di tuoi strani. Io faccio parte dei comitati UNICAP del Venezia Giulia. Io di lui in sdruggini UNICAP in programma di Iulisti Benicini. Prima di tutto una precisazione importante. Najprej hočem nekaj važnega. Komitanti, no. Ja, prav.
i comitati NOTAV sono a favore del trasporto ferroviario, ma contro il trasporto, le linee ad alta velocità. City odbori NOTAV so za železniško povezavo, a so proti visoki hitrosti. I comitati NOTAV non sono, diciamo, dei gruppi locali, ma si sono raggruppati a livello europeo. To niso samo ti NOTAV, niso samo odbori na krajevni ravni, ampak so se združili na evropskem nivoju. E i comitati a livello europeo sono francesi, fanno parte della Francia. Della Spagna. Odbori NOTAV na europski ravni so francoski, španski, sono tedeschi, nemški, italiani, italiansi e anche Alpe Adria Greci. Tutti Alpe Adria Greci. Quindi sono dei gruppi transfrontalieri. Tori so skupine, čezmejne skupine. Che ingiustamente vengono definiti. Chi so definiti nepravilno. E affetti dalla sindrome di NIMBY, not in my garden. E chi so, chi volevano sindromo not in my garden. Quindi il significato di questa mia presenza oggi te moja prisutnost danas pomeni da è per portare una testimonianza contro queste opere per gli impatti ambientali che hanno. Da prinašam pričevanje proti teme načrtom, ki imajo hud vpliv na okolje. Anche in Slovenia, appunto, per il problema calcico, per le gallerie nel calcio, che sono previste. Tudi da, v Sloveniji, zaradi izkopavanja, ki se predvideva na slovenskem krasu. Noi in Italia abbiamo, rileviamo e facciamo delle critiche sia a livello di metodo, come viene portato avanti questo progetto, che appunto nel merito degli impatti di questi treni ad alta velocità. In Italia mi ta načrt kritiziramo. Glede bodisi metodologije in tudi, kar se tiče, vpliva na okolje. Prima di tutto ci dovrebbe essere l'informazione, poi la discussione e alla fine la decisione per arrivare all'esecuzione di un progetto. Najprej bi morala biti debata, informazione, discussione sì, e dopo esecuzione del progetto. Questo non avviene in Italia, ma abbiamo saputo che questo non avviene anche negli altri paesi che ho citato prima, in Francia, in Spagna e anche in Germania. To se ne samo ne dogaja v Italiji, ampak tudi v drugih državah, Franciji, Španiji in Nemčiji. Infatti c'è una convenzione internazionale, la convenzione di Aarhus, che mette al centro i cittadini, soprattutto per quanto riguarda le problematiche ambientali e gli impatti ambientali di queste opere. Ko znamo, obstoja Aarhuška konvencija, ki postavlja v sredino državljana, kar se tiče vpliva na okolje teh načrtov. Noi in Italia abbiamo una legge liberticida, non so come si traduce, una legge molto, molto, diciamo, antidemocratica,
che si chiama la legge obiettivo, che norma queste opere. In Italia abbiamo normative che se menuje chi è zelo nedemokratična, mi pravimo da ubija svobodo, chi zadeva te problematiche. Andando nel merito di questa linea ad alta velocità, in Italia, ad esempio nella nostra regione, ma anche in tutta Italia, le linee tradizionali sono sottoutilizzate. Ecco, govorimo o visoki hitrosti, vidimo da Italia già normale, ne visoka hitrostio, si tiri sto già premalo uporabbiani. Nel Friuli Venezia Giulia il 50% è solo utilizzato. E quindi noi ci chiediamo perché fare una nuova opera impattante e non invece sfruttare le attuali. Fulani Juriski Benici si uporabbia come il 50% navadni železnic in zato se uprašujemo zakaj na rabi tak načrt ki ima tako močan vpliv na okolje. Due esempi importanti nel Friuli Venezia Giulia sono lo scalo ferroviario di Cervignano, una cattedrale nel deserto. Torre due kraja sulla linea Veneci sta pensando da pereccia problema. Eden je železniški cattedrale. Scalo. Železniška komercialna postaja a Cervignano. A Cervignano. Vicino Grado, vicino Gradeža. E dopo la linea ferroviaria chiamata Pontebana. In železniški tir imenovan Pontebana, inaugurata nel 2000. Chi se io dico l'età 2000 che ha praticamente per i passeggeri che arrivano da Vienna chi masa uporabniki che pihaio iz Dunaja scendono a Villacco, prendono l'autobus per andare a Vienna e viceversa. Istopio Filacu in se poslužuje autobusa per Venezia, za Benetke e viceversa. Kerni železnice in isto vorrei ponoviti ko se vračajo domov. Perché viene considerata una linea, un ramo secco, cioè non conviene far correre il treno perché non c'è gente. Che se ne splaccia uporabbiati železnico, che mi dovolle uporabbico. Ma nel porto un altro esempio significativo, da Divaccia a Trieste ci sono 12 treni al giorno, passano soltanto 12 treni al giorno. Iz Divaccia do Trsta, z druge strani, pa potuje 12 vlakov dnevno. Una linea che attualmente può andare a 80 km all'ora, ma potrebbe con leggeri miglioramenti, non significativi, portare la velocità fino a 120 km all'ora. Sono i tirchi, avvocatine con la vadi, l'acchi potuio, 80 km da ora, chi vi lascò smanscimi spremembami, zlahka šlo na 120 km na uro. Questo appunto è ancora un esempio per dire che noi siamo per lo sviluppo ferroviario, però migliorando l'esistente in questo caso. To samo da potrdimo da mi smo za razvoj železnic, železniškega prometa, ampak z
zakaj ne uporabili tistega, ki je že obstoječ in ga samo izboljšati. E come ha ricordato l'amico Roberto, invece di fare come è previsto nel progetto, perché ci sono due ipotesi per la Trieste di Varzea, una di 12 km, di cui 12 km e 300 metri, di cui 11 km e 200 metri, tutte in galleria, nel carso fra Trieste e di Varzea. Zato kot je spomnil prijatelj Roberto, sta za Divačo, za del za Divačo, dve alternativi. Ena, ki predvideva 12 km tira, od katerih... Di cui 11, no, 11 km, virgola 2, in galleria. Ja, od katerih 11, veca 2 km, podzemni galeriji. Na Kraškem territorio. C'è anche un'altra ipotesi, ma non una ipotesi più lunga di 22 km, appunto, non in galleria. Dice druga, cioè, è soltanto 7 km in galleria questa. Dice druga alternativa che è lunga 22 km, od katerih che siamo 7 podzemni galerie. Quindi, diciamo, gli impatti ambientali sono sia in un senso che nell'altro, ovviamente nel primo caso, molto ma molto significativi. Torej, v obeh alternativah je vpliv na okolje zelo, zelo močan. Per l'Italia, inoltre, abbiamo un altro problema. Za Italijo imamo pa še dodatni problem. Questo è scritto in italiano, però in Italia un chilometro di galleria nella Val Susa costa 120 milioni di euro. To je za Italijo in pravimo da cena enega kilometra galerije je 120 milijonov evrov v Italiji. Quindi si può supporre che le gallerie che dovranno fare nel territorio carsico, che ci sono le gallerie nelle gallerie, con problemi anche di sicurezza del lavoro, degli operai. Torej, ne siamo stroški, tudi ci pomislimo koliko gallerie, che ci bodo gallerie o galleria, in to ne bo samo strošek, bo tudi stvar varnosti, ker ne vemo, kako kraški svet odgovarja na taka dela. La comunità europea ha promesso 50,7 milioni di euro per lo, soltanto per lo studio. Evropska unija je obljubila 50,7 milijonov evrov samo za načrt. 22 per l'Italia. 22 za Italijo. E 28,7 per la Slovenija. In 28,7 za Slovenijo. Però solo per lo studio, ma abbiamo visto che un chilometro, d'accordo, in Italia questi prezzi qua, ma un chilometro di galleria a questi prezzi qua. Non vediamo da to io samo za načrt andajo, mi samo vemo da v Italiji sa kilometer stane 120 milioni per gallerie, za gallerie. Quindi l'impegno dei governi, i finanziamenti dei governi locali è molto ma molto, deve essere molto ma molto significativo. Torej, za obe vladi bo ta strošek zelo, zelo visok. Perché la comunità europea promette soltanto al massimo il 30% di finanziamento nelle tratte transfrontaliere. Ker Evropska unija obljublja samo
30% stroška, je poravnana 30% stroškov v obmejnem predelu. Comunque, riguardo a questo progetto, entro fine aprile dovrà la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Agenzia Slovena per gli investimenti dovranno comunicare il progetto di fattibilità alla Comunità Europea. Torej, do konca aprila bo morala agencija Slovena per gli investimenti. Slovenska agencija za investicije bo morala e Regione Friuli Venezia Giulia in tudi dežela Fulanija Julijska krajina morata dovršiti, dokončati načrt glede izvedljivosti tega načrta do konca aprila. E quindi entro la fine del 2011 do konca leta 2011 deve essere pronto il progetto preliminare. Ora biti dokončan predhodni načrt. Quindi domanda. Per vprašanje. La gente è stata informata? La gente è stata coinvolta? Ljudje so bili informirani, so bili vključeni v studio načrta. E ripeto, informare, discutere, decidere. Informirati, cioè debattirati in odlociati. Quindi, concludendo, diciamo, la comunità europea Europska skupnost ha dato e ha promesso solo alcuni finanziamenti per lo studio di progettazione. Je dala in obljubla samo nekaj financiranja le za ta načrt. Come sulla tratta, come Policani questa, Policani Progesto. Policane Progesto. Policane Progesto. 1.100.000. In sicer v Sloveniji samo za del Poljsane Pragersko, za katero je dala obljublja 1.100.000 evrov. Però queste opere qua hanno esecuzioni di decenni, ma il problema del traffico lo abbiamo adesso. Ta dela bodo zahtevala desetletja, vendar probleme s prometom jih imamo že sedaj. E dovranno dimostrare come metteranno il camion sui treni. In bodo morali dokazati, kako bodo lahko postavljali kamione na vlake. Grazie. Če kakšen od vas prisotnih je slišal v zadnjem letu, leto pa pol, ki zadeva ravno tisti del Krasa, o kateri ste slišali gospoda Roberta in tega zadnjega govornika, v vezi s Krasom, ki prizadeva Trst. Problem je v tem, da mi zahtevamo na osnovi obstoječe zakonodaje, da bi se občine, trenutno obstoječe na tem ozemlju, ki gre od Devina na Brežine do Pazovice, oziroma do Peska praktično, ki je večji del Krasa in praktično da bi se združile v eno samo skupno občino. In to je čisto domnevno, recimo, da edino izhodišče, pametno, trezno izhodišče je to, da se na ta način homogenizira celotno območje Krasa na našem predelu, oziroma v Italiji, in na osnovi te homogenizacije, da se avtomatsko bolj temeljno in učinkovito planira take strukture, take infrastrukture, kot ste jih slišali. Kaj ti v tem predelu, kot so bili zelo jasni predstavniki, ki so govorili pred mano,
to moče zahteva dva različna tira. In sicer tir Y E iz postaje, ki bo razširjena in zelo ojačena v občini Delinu na Fežine in bo potekala po Kraškem grebenu, ki gleda na morje, do Tržaške postaje. In to, kot ste slišali, bo teklo v tunelu, ki bo razoral celotno podzemno območje tega predela. Drugi tir pa je tisti, o kateri je zainteresirana tudi matična domovina, in sicer Slovenija, in ki vedno iz te prehodne postaje oziroma iz Devina na Brežine poteka po celotnem krasu, s tem, da gre po frakcijah na posameznih obstoječih občinah in bi morala priti na površino, recimo, v Sloveniji, takoj po mejnem prehodu. Vendar, medtem, ko ste slišali poročanje o tistem prvem odseku, o tem drugem ni sploh govora. Novice, ki jaz jih imam, vendar ne vem, če se nanašajo na staro metodologijo obravnave, Slovenija je predvidela za tisti del, oziroma ima v predvidevnosti dve varianti, in sicer ena takozvana rdeča, ki upošteva brzino v višini 250 km, druga pa takozvana varianta zelena, ki v nasprotju s prvo predvideva maksimalno hitrost 160-200 km. Vendar tukaj ni pojasnjeno, če ta železniška proga bi morala služiti isključno pretovoru, recimo glavu in recimo povezave pristanišča z ostalim predelom Slovenije in potem naprej do ruske meje, ali pa tudi za potovalce. Ja ne smemo pozabiti, da preko te proge, obstoječe trenutno, pred ni toliko leti, recimo, je potekal tako zvani Orient Express, ki je povezal Pariz z Istanbulom. In ta proga je ukinjena. Ta vlak so ukinjeni. In torej, če gre izključno za potnike, ne vidimo, kakšna perspektiva lahko ima, recimo, ena taka povezava, če bi upoštevala le in deloma, recimo, pretovor potnikov. Smatramo pa, da je zelo pomembna povezava glede, recimo, ukrcanja kamionov, s tem, da bi se sprostile, recimo, prometnice, cestne prometnice in na ta način tudi, recimo, olajšala vpliv na okolje izpustov teh kamionov. Torej, kot ste slišali, mi predlagamo to skupno občino. Na deželo smo postavili ravno pred 10 dnevi na odgovorno komisijo predlog in pojasnitev, v vezi katere je pomembno, da dežela Furlanija, Julijska krajina ali Venecija, kot se temu kliče, da upošteva ta naš predlog, ki temelji praktično, bodi si na obstoječi zakonodaji, ki omogoča to izvedbo, s druge strani pa je tudi, recimo, argument, ki je utemeljen na osnovi teh, bi rekel, prednosti, ki je na taka, recimo, uveljavitev z eno skupno globalno upravo, bi omogočila eno boljšo planifikacijo teritorija, celo bi ojačala, recimo, razvoj na tem teritoriju, zlasti tistem predelu, ki je najbolj obsežen, ki trenutno je pod administracijo občine Trst. Na ta način, ta nova občina bi vsebovala praktično, ker mi predlagamo kaj, združitev občine Zgonik z občino Repentabor in priključitev z odsekom od Tržaške občine obeh rajonskih svetov, to se imenuje vzhodni del krasa in zapadni del krasa, ki trenutno, kot sem povedal prej, so pod upravo Tržaške občine. Ne smemo pozabiti, da Tržaška občina koristi ta predel, ki ga upravlja, isključno za cementifikacijo, ker to, kar so naselili in poselili po teh dveh območjih, na teh dveh območjih, je zelo, bi rekel, težka zadeva, ki prebivalstvo sploh danes kot danes ne more več prenašati.
Zlasti če poštevamo obstoječo planifikacijo, ki sicer ni še 100% odobrena na občinskem strani občinskega sveta v Trstu, katera predvideva tudi v prihodnost druge posege, med katere so upada tudi ta projekt, ki vsebuje železniške povezave. Prav zaradi tega, mi smo radi privolili recimo današnji konferenci, da poleg tega, kar smo slišali, ki zadeva Slovenijo, kot tudi današnji predel, recimo, ne, da tudi v matični domovini se upošteva recimo vse te probleme, vse te težave, ki jih imamo mi, Slovenci, ma ne samo Slovenci, kaj danes, ti danes na Krasu, recimo, zlasti v predelu, ki je prisoten v tržaški pokrajini, je bistvenega pomena ta združitev tudi zaradi tega, ker tukaj se ne gre za, kaj bi rekel, ene etničnosti, kaj ti to moči danes, ko danes lahko bi rekli, da je to enako naseljeno, bodi si z avtohtonom prebivalstvom, to je manjšina slovenska, kateri jaz pripadam osebno, a istočasno tudi s novimi priseljenci, ki so se po izteku druge svetovne vojne naselili na to moči. In zato je pomembno, da skupno se rešuje ta problem, z tem, da se vzpostavi ena bolj temena in ustrezna, kako bi rekel, uprava celotnega ozemlja kot takega. Jaz ne bi imel nič drugega dodati, samo sem želel pojasniti recimo stališče, naše stališče in predvsem recimo razloge za to našo pobudo. Hvala lepa za pozornost. Tisti, ki smo v bistvu tudi nekako najbolj prizadeti, ne, tam, kar nas čaka, povedal par besed Semedi Babe v imenu civilne inicijative KRAS. Tudi v bistvu naša civilna inicijativa to situacijo ves čas spremlja. Naši italijanski kolegi so nastopili že sem temeljito seznanili, tako da jaz teh stvari ne bi ponavljal, bi samo mogoče en par stvari še povedal, ki jih še danes nismo slišali. Najprej bi se omejil, najprej bi želel predstaviti malo glede kronologije, ne, v bistvu poteka tekst dogajanj glede petega koridorja, te železniške povezave iz Barcelone v Kijev. Kar se tiče slovenskega dela, je tako, da jaz imam tukaj izpisano 14.4.2005, ki je bil sprejet državni lokacijski načrt za novo enotirno progo iz Kopra v Divačo, ne, to je pač poseben del tega petega koridorja, ne, ki se tiče tega slovenskega kraka. Potem v juliju 2008 je bil sklep vlade za spremembo tega dela na potirno progo. V 36.2008 je pa šlo že za dogovor za progo Trst Divača, to, o čemer smo danes slišali. Ampak takrat se je govorilo še o spodnji varianti, ki je bila potem naknadno prekinjena procedura, ne, to govorijo o tej spodnji varianti, ne, zaradi zelo velikih vplivov, predvsem in to se je zgodilo v letu 2009, november, december, ko občina Dolina ni dovolila te proge, da bi potekala potem ozemlje te občine. No in potem imamo pa že lani, 15.6.2010, bila usklajena trasa na Slovenijo in Italijo po tej zgornji kraški varianti, ne, o kateri danes govorimo, ko sta se sestala oba državna sekretarja, gospod Ecomin in gospod Castelli iz italijanske strani. No in 12.10. je bil pa podpisan dogovor za to kraško varianto. Se pravi, od takrat, ne, 12.10. jaz sem prav danes še preveril na internetu, če so kakšni drugi odzivi, od takrat ni bilo v slovenskih medijih niti besednice omenjene glede tega, kaj se zdaj tukaj dogaja s tam petim koridorjem, glede te trase. No, edina stvar, ki je še bila, je bilo to, da v decembru je bilo na občinskem svetu v Sežani pač vprašanje svetnika, kaj se zdaj tukaj dogaja in tam župan takrat odgovoril, da pač tudi on nima kakšnih posebnih informacij in da bo zelo težko umestiti to traso, ne, te kraške variante v občino Sežana. No, glede samega poteka proge, mogoče še tisti, ki tam živimo, bi rekel, nas bo to zelo prizadelo in zadevalo, namreč italijanski
bistvu nobenih zemljevidov praktično ni objavljenih. Objavljeni so samo ti grobi zemljevidi, iz katerih se tek te trase sploh ne da oceniti, ampak iz italijanskih virov smo dobili tako en tak približen potek te trase, naj bi bil sedaj, tako da bi šlo prečkalo državno mejo na Frenetičih, če gledamo iz italijanske strani, na levi strani in potem šlo pač na levi strani avtoceste in tam naj bi bil tunel in potem mimo Medanom in Sežano in potem bi rekel tam Gorenje, v bistvu približno usporedno s traso te avtoceste do Divačine. Namreč taka proga, ki je tukaj predvidena, je zelo velika prepreka. Ne? To je praktično isti rang kot avtocesta, ne? S tem, da tukaj pač ti vlaki grejo še bistveno hitreje in vse povzročajo velike omejitve v prostoru. Mi kot lokalno prebivalstvo oziroma tisti, ki tam živimo, bomo od tega imeli zelo malo. Ne? Tle gre, bi rekel, za en tak mednarodni projekt, ne? Ki je pač vezan na predvsem pretok blagane in za te, vse lokalno prebivalstvo tega območja bo pomenilo to samo neke omejitve in pač vse minuse, ki jih taka proga lahko prinese, da ne govorimo o tem, kaj bo to bilo med samo gradnjo. Namreč vsi ti tuneli in to bojo pomenili velike izkope v podzemlju, ne, to smo že prej slišali, in seveda deponije tega materiala, obremenitve cest, in pač tudi seveda zaradi vrtanja tudi tresenje tal. Tudi to glede Aarhuške konvencije, ne, ki določa to sodelovanje javnosti, tega praktično tukaj do zdaj sploh ni bilo. Ne. Lokalno prebivalstvo tam te vasi, kamor ta proga ne bi potekala, ni noben nič vprašal, ni nič se znano, tako da o tem se v bistvu na tem našem teritoriju zaenkrat niti še ne govori. Gre dejansko za molk slovenskih oblasti, ne? Kot sem že rekel, praktično pol leta ni bilo nobene informacije za javnost v zvezi s tem. Še ena zadeva je tukaj zelo pomembna. Na tem teritoriju se govori o Kraškem regijskem parku. Ta ideja je že zelo stara, ne? Iz leta 2000 in še prej in v zadnjem času poznate te želje, zahteve za neko peticijo, bi rekel, o zaščiti tega ozemlja. Ne? Kraški regijski park je bil en tak primeren odgovor. Sicer tle zdaj še ni neke politične enotnosti, ampak zdaj ta proga bo tukaj dejansko zarezala praktično v ta Kraški regijski park, točno nekako ga bo razdelila na dva dela. Ne? Tako da tukaj je še en argument, ki dejansko je zelo pomemben. To glede teh vplivov, ne, čezmejni vplivi, ne, zdaj so razbili projekt na dva dela, o tem je že gospod Berto prej dosti povedal. Ne. Čisto drugače se gleda, če presojamo vpliv na okolje, tako da presojamo ta del, ki je v Sloveniji in v Italiji skupaj, ali pa da razdelimo na dva dela. Če gledate eno točko na meji, ne, ona, tista točka ima vpliv praktično samo polovičen, če se dela, ne dela ta celovita presoja vpliva na okolje mednarodno, ne, ker normalno vpliva samo slovenski del na tisto točko, ne, in obratno, tista, ki je zraven meje na italijanski strani, pa samo italijanski del. Tako da tukaj apsolutno podpiramo to, kar so tukaj prej rekli, ne, da tukaj treba dejansko uporabljati drugačne metodologije, ne pa vezane te osko na samo na eno državo, bodi si Slovenijo, bodi si Italijo. No, tukaj glede podatkov smo že vse slišali, tako da jaz ne bi zdaj se ponavljal, tudi podatki se malček razlikujejo. Ne. In drugo je pa zdaj to, ne, ta železnica se bo gradila iz javnih sredstev, ne, tle gotovo, mislite, tega ne moramo vedeti, ampak obstajajo lobiranja tisti, ki so zainteresirani za tako gradnjo, da je ta poseg v okolje čim večji in tam tudi stroški čim bolj visoki, ne, ker to pomeni pač več dela, več denarja za vse tiste, ki bodo pri tem sodelovali. Ne. Po drugi strani je pa treba se tukaj vprašati, kaj dejansko je tukaj potrebno, kakšen cilj, kaj bo po tej železnici sploh potekalo, ali je to namenjeno potniškemu ali tovornemu prometu. In dejansko je treba to železnico tako projektirati, da bo ta vpliv na okolje čim manjši. Ne pa upoštevati samo interese teh lobijev, ki v zadnjem času dosti slišimo, na kakšen način delujejo, ne, celo na najvišjih
političnih ravneh. No, ne smemo pozabiti pa tega, ne, tudi to je bilo že danes slišano, tudi jaz sem, bi rekel, tako v prostem času jamar, ne, in tukaj poznamo to reko, naša reka reka, ne, v mikrem škocijanskih jamah in teče potem praktično 40 km pod zemljo in pride kot reka Timava na dan v Štivanu in se potem izlije v morje, no, in ta železnica praktično ta del preseka. Velik vpliv na vse to, ker pač bo pretežni del prav v tem delu, ko mrseka te podzemne tokove potekal podzemno, bo gotovo tukaj potrebno zelo dosti pozornosti in niti ne vemo, kaj nas čaka oziroma kako se bojo dali ti vplivi na to podzemlje omejiti, ne, eliminirati nikakor ne, ne. Drugo je pa to, da imamo v Brestovici tudi črpališče, celoten kraj se oskrbuje z vodo iz črpališča v Klariček v Brestovici, ki delno, bi rekel, se oskrbuje tudi s to vodo, ki se zbira na tem kraškem teritoriju. Ne. Tako da tudi tukaj je treba biti tudi glede tega zelo, zelo pozoren. Se pravi, ta voda pa je zdaj celo predvidena, da bo v veliki meri napajala tudi obalno področje, ne, ki ga že sedaj, ampak še v večji meri je predvideno s nami novimi projekti, da bo ta voda namenjena. Ne, se lahko zgodi, da bo prišlo do kakšne težave. Ne. Toliko z moje strani, hvala. Poslano na ministrstvo za okolje in prostor in pa na ministrstvo za promet in regionalnost vladi v parlamentu. Predsedniku države in pa predsedniku državnega sveta. Interessa 5 paesi zadeva 5 držav
quindi a partire dalla Francia, l'Italia, la Slovenia, l'Ungheria e l'Ucraina. Zadeva Franzio, Italio, Slovenio, Ungheria, Maggiarsko, Ucraina. In Ucraino. Il progetto è stato già presentato ed è in fase di realizzazione in alcuni di questi paesi. Та начерт є бив вже представлен ім гаже ізваю на катері окей. Il progetto è stato autorizzato parzialmente e non nell'ambito di un'unica valutazione di impatto ambientale. На черте бив вже делома авторизиран спрет ин ампак не усакем момент валутацијан импакто амбиентале е стато авторизато ми бил доволје не сенца умонита валутацијан импакто амбиентале брез целотне целотне оценитве неговега оплива на околје. Quindi questo progetto che ha un impatto molto forte sull'ambiente. In questo momento viene autorizzato a pezzetti, cioè a tratti. In quel momento è sprejeto na majhne koščke e ne globalno. In questo momento non è dato, non abbiamo notizie sui progetti definitivi della Slovenia. In questo momento non abbiamo nobene novice kako il načrt, kako bo načrt izpeljal Sloveniji. Per questo motivo noi possiamo esprimere, e lo abbiamo già fatto. Zato mi hočemo izraziti in smo tudi to že naredili. I nostri giudizi sul progetto italiano. Nasha mnenja na glede italianskega načrta. Ma non siamo in grado di valutare complessivamente l'impatto ambientale del progetto italiano unito a quello sloveno. Vendar nismo zmožni sedaj razumeti in izračunati vpliv, ki ga bo imel celoten načrt, bodi si v Italiji in Sloveniji skupaj. E questo è un punto fondamentale per qualsiasi intervento si voglia fare. To je temeljna točka za vsak poseg, ki ga moramo napraviti. Perché il tratto finale del corridoio 5 nel Friuli Venezia Giulia. Ker zadnji del petega koridorja v Furlaniji Julijski Beličiji prevede lo scavo di oltre 30 km di gallerie sotto il carso. Zahteva iskopanje 30 km pod zemljo v Beličiji. Quindi l'impatto ambientale è elevatissimo. I danni che si portano all'ambiente carsico, all'ambiente sotterraneo ipogeo, sono irreversibili. Škoda che bo prizadela podzemski kras je nepopravljiva. Con distruzione di cavità, grotte, intercettazione di corsi d'acqua sotterranei, ad esempio il fiume Timavo. Tukaj se vpliva na podzemske jame, na razne vodne tokove, ki so tudi podzemski. E questo prima di entrare in territorio sloveno, cioè a Divaccia. In to preden pridemo na slovenski territori, in sicer pri Divaci. Quindi
non è possibile, come è stato fatto finora, che un progetto simile possa passare senza, possa essere approvato senza che ci sia un coinvolgimento di entrambi gli stati, una valutazione di entrambi gli stati, cosa che al momento è totalmente assente. Tore, Nimo Goce da se Tanacert spreme, ne da bi preucili uplio tega na certa scupno Slovenia in Italia. E i danni che verrebbero portati al caso riguarderebbero direttamente, ovviamente, anche la Slovenia. Torej, škoda che la povzročena s tem načrtom bi zadevala bodisi Italijo kot tudi Slovenijo. Se noi intercettiamo corsi d'acqua sotterranei, ad esempio il Timavo, il corso del fiume viene deviato e c'è il rischio che il Timavo scompaia definitivamente. C'è Tanacer bo tika podzemski tok reke Timave, tukaj tvegamo da se bo ta tok spremenil in bo popolnoma tudi mogoče izginil. Quindi la parte ambientale è determinante nella valutazione di questo progetto. Torej, del preštudirane okolja je temelja preden da za sprejeti tega načrta. E l'esempio che abbiamo voluto riportare, quello dell'impatto sull'ambiente ipogeo, è solo una parte del grande impatto ambientale di quest'opera. In ta del studie upliva na podzemlje je samo del upliva, ki ga ima ta načrt na okolje. E di fronte a questi danni ambientali viene naturalmente da chiedersi a cosa serve il progetto. In pred takim načrti s tako velikim vplivom škodljivim na okolje se vprašujemo, kaj rabi ta načrt. Su questo poi interverranno più approfonditamente i nostri amici Pastorutti e Vremez. O tem bosta govorila kasneje gospod Vremez in gospod Pastorutti. Che potranno appunto anche spiegare qual è, come rappresentanti delle comunità locali, qual è, come viene visto il progetto dalla popolazione nella regione Friuli Venezia Giulia e a Trieste. Gospoda posta razložila tudi kako vidijo ta načrt lokalne populacije, ki so, ker oba predstavljata razne organizacije na tem teritoriju. Io mi limito quindi solo alla questione comunitaria, di diritto comunitario. Ja se omenjujem samo na del, ki zadeva evropska pravila. Mettendo in evidenza quello che noi abbiamo già fatto per contestare il progetto incompleto. In dam poudare che sto na to, kar smo mi že naredili za ta načel. Allora, in particolare, noi abbiamo già presentato le osservazioni in opposizione riguardo il progetto italiano. Siamo già podali naše misli, naše nasprotovanje glede italijanskega načrta. Contestando questi punti. Allora, il primo è la mancata applicazione
della valutazione di impatto ambientale unica. Prva tosca nasce in Sotovania e una certa carenza e questa è una carenza che è stata evidenziata fin dall'inizio dalla presentazione dello studio di impatto ambientale. Toi come clivo schismo i nasprotovali, insmo io podali, že od svega začetka studia glede vpliva na okolje. La direttiva 337 del 1985 della CE prevede che lo studio di impatto ambientale deve fornire una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto. È il pravilo 337 Europske Unije, a kratce CE, mora nuditi informacije glede z opisom vseh fizičnih fizične topologije celotnega načrta. Non è possibile valutare un progetto come questo a pezzi, cioè tratte di 100 o 50 km per volta, come sta accadendo. Ni mogoče ocenjevati takega načrta na majhne koščke, recimo oko 100 metrov posamezno. Per questa impostazione, in questo senso, è intervenuta anche, e noi lo abbiamo evidenziato, la Corte di Giustizia Europea con numerose sentenze. Noi nelle nostre opposizioni abbiamo messo in evidenza la sentenza del 28 febbraio 2008 nella causa C2/07. Mi sono tutti obbernili, vedete che una certa se è già izrekla rekel Evropsko sodišče glede našega priziva iz 28. februarja 2008 številka C2/07 e la sentenza riguarda la non aggirabilità della disciplina della valutazione impatto ambientale. Torej, so dice si izreklo da je ni mogoče ne prijaviti tudi ne se izreči glede globalne valutacije celotnega načrta. Esatto, attraverso la valutazione complessiva dei progetti. Je treba vse načrte združiti in jih oceniti globalno. Questa è giurisprudenza acquisita della Corte di Giustizia Europea. To je sprejeto ponovno od Europejskega sodišča. Che costituisce diritto acquisito dell'Unione Europea. Quindi noi ci stiamo basando, ed è anche logico, sul diritto dell'Unione Europea. To je pravica in zakon, ki ga je Evropska unija potrdila in mi se na to naslanjamo. Ci sono altri punti molto importanti per quanto riguarda il diritto comunitario che non sono stati rispettati. Penso che due tocche molto importanti da se dice zakona Europske unije i nisu bili spostovani. La convenzione UNECE di Espoo del 1991
prevede la valutazione di impatto ambientale transfrontaliero per i progetti che vengono presentati tra uno o più paesi. Convenzione unese e spoia di sleta 1990 zahteva ocenjevanje vpliva na okolje, ki je čez meje. Mora biti čez meje. In questo caso ci troviamo in totale violazione della convenzione UNECE di Espoo, in quanto la Slovenia non è stata coinvolta nella valutazione transfrontaliera per il progetto italiano. Tukaj smo popolnoma v nespoštovanju te direktive, ker načrt ni bil napravljen združeno med Slovenijo in Italijo. E l'Italia non è stata coinvolta nella valutazione transfrontaliera del progetto sloveno. L'Italia ni bila popračena in ni sodelovala pri ocenjevanju slovenskega okolja. Quindi nessuno dei due paesi sa cosa l'altro sta autorizzando. Torej ne ena ne druga država znata, kaj druga država dovoljuje. E in più, punto fondamentale della convenzione di Espoo e della convenzione di Aarhus sono il coinvolgimento diretto della popolazione nel procedimento decisionale. In še temelja točka Espoo z leta 1990 in tudi konvencije z Aarhus je, da mora biti tudi krajevno prebivalstvo vključeno v izbiranje in sprejetje načrta. E in entrambi i paesi invece la popolazione è stata esclusa dal procedimento decisionale perché? Na žalost, v obeh državah, ki je bila, je bilo prebivalstvo izključeno iz kakršnega koli sodelovanja pri izbiranju in potrjevanju izbir za ta načrt. Perché non è stata possibile una valutazione congiunta dei due progetti. Ni bilo mogoče ocenjevanje združeno načrtovanje tega načrta v obeh državah. E ai cittadini quindi non è stata data la possibilità di intervenire avendo gli elementi necessari per poter esprimere la propria opinione. Obema privalstva niso bili dani elementi da sono lahko odločali glede tega načrta. Allora cerchiamo di capire, non si tratta di interventi dei cittadini irrilevanti. Ci sono delle persone, non poche, che a seguito di questi progetti perderanno la casa, le abitazioni. In to ne govorimo tukaj o manjših stvarih, temveč velikih problemov, ki bodo nastali za določene prebivalce. Nekateri bodo izgubili hišo ali še več. Allora, quindi questa è la situazione e cosa chiediamo noi ora? Torità e situazione. Kaj mi prasciugliamo se dai? Allora, intanto che la Slovenia renda pubblici e in maniera trasparente i progetti o il progetto che sono già in fase di valutazione da parte del governo, delle autorità governative. Torej, mi zahtevamo, da Slovenijo obelodani načrte, ki so sedaj ocenjevani v Sloveniji. Che la popolazione venga coinvolta nella valutazione. Da se zahteva, da tudi prebivalstvo je vključeno v ocenjevanje tega načrta.
è che il progetto italiano non possa proseguire fino a quando non sarà stata effettuata una effettiva valutazione di impatto ambientale tra i due paesi. In da se italiano si de una certa mena da lunghe, Docler se ne bo ozzinilo una certa scupai mezzlovenio in Italia. Per quanto riguarda i progetti comunque finora visti, presentati e in corso di autorizzazione da parte delle autorità italiane. Quando si dice una certa cosa dai ozzinivani in alice fasi di una certa vania italiani strani, siamo assolutamente contrari alla realizzazione del progetto che prevede le escavazioni nel caso. Ma popolnoma nasprotujemo delu chi si prevedeva la crash in pozzemio, in quanto ha un impatto ambientale troppo elevato che rimane preveli negative lì una occoglie e non vengono presentate delle alternative a minor impatto ambientale. In Nidana non vede alternativa chi ma maisci utlio una occoglie. Io avrei terminato, penso la parola a Piero Battaglia. Governato, che può essere lì? Io faccio parte dei comitati NOTAP del Venezia Giulia. Gli lui e i gruppi NOTAP, in cui la mia io rischio. Prima di tutto, una precisazione importante. Najprej hoćemo nekaj važnega. I comitati NOTAV sono a favore del trasporto ferroviario, ma contro il trasporto le linee ad alta velocità. Siti odbori NOTAV sono za železniško povezavo, a so proti visoki hitrosti. I comitati NOTAV non sono, diciamo, dei gruppi locali, ma si sono raggruppati a livello europeo. To niso samo ti NOTAV, niso samo odbori na krajevni ravni, ampak so se združili na evropskem nivoju. E i comitati a livello europeo sono francesi, fanno parte della Francia, della Spagna. Odbori NOTAV na europski ravni so francoski, španski, sono tedeschi, nemški, italiani, italianski, e anche Alpe Adria Green. Tutti Alpe Adria Green. Quindi sono dei gruppi transfrontalieri. Tori so skupine, čezmejne skupine, che ingiustamente vengono definiti, chi so definirani nepravilno, e affetti dalla sindrome di NIMBY, not in my garden. E chi so dai chi volecaio sindromo not in my garden. Quindi il significato questa mia presenza oggi è per portare una testimonianza contro queste opere per gli impatti ambientali che hanno. Da pinasciam predicevanie proti teme da certo che maio tu di una occoglie. Anche in Slovenia, appunto, per il problema calcico, per le gallerie nel calcio che sono previste. Tutti da Sloveni, zaradi di scopavania che si prevedeva na slovenskem kraso. Noi in Italia abbiamo
rileviamo e facciamo delle critiche sia a livello di metodo, come viene portato avanti questo progetto, che appunto nel merito degli impatti di questi treni ad alta velocità. Le idee bodici metodologie in tutti che si dice upliva naucolie. Prima di tutto ci dovrebbe essere l'informazione, poi la discussione e alla fine la decisione per arrivare all'esecuzione di un progetto. Naipre di more la biti debata, informazione, informazia, discussione e dopo esecuzione del progetto. Una certa. Questo non avviene in Italia, ma abbiamo saputo che questo non avviene anche negli altri paesi che ho citato prima, in Francia, in Spagna e anche in Germania. Ne dogai a Italia, a parte di Druid, Java, Francia, Spagna, Nemci. Infatti c'è una convenzione internazionale, la convenzione di Aarhus, che mette al centro i cittadini, soprattutto per quanto riguarda le problematiche ambientali e gli impatti ambientali di queste opere. Cosnamo obstoia Aarhuska convenzia chi prostaglia o sredino državljana kar se tiče vpliva na okolje teh načrtov. Noi in Italia abbiamo una legge liberticida, non so come si traduce, una legge molto molto diciamo antidemocratica, che si chiama la legge obiettivo, che norma queste opere. In Italia abbiamo normative che si menuje chi je zelo nedemokratična, mi pravimo da ubija svobodo, ki zadeva te problematike. Andando nel merito di questa linea ad alta velocità, in Italia, ad esempio nella nostra regione, ma anche in tutta Italia, le linee tradizionali sono sottoutilizzate. Ecco, govorimo o visoki hitrosti, vidimo da u Italiji že normalne, ne zbizu visoka hitrostio, si tiri so že premalo uporabljani. Nel Friuli Venezia Giulia il 50% è solo utilizzato e quindi noi ci chiediamo perché fare una nuova opera impattante e non invece sfruttare le attuali. Fulani Iurischi Benici si uporabia come il 50% navadni železnic in zato se uprašujemo zakaj nam rabi tak načrt ki ima tako močan vpliv na okolje. Due esempi importanti nel Friuli Venezia Giulia sono lo scalo ferroviario di Cervignano, una cattedrale nel deserto. Torej, dva kraja v Slovaniji in Veneciji sta predstavljata pereča problema. Eden je železniški... Ne kattedrale. Skalo. Železniška komercijalna postaja na Cervignano, vicino Grade, vicino Gradeža, e dopo la linea ferroviaria chiamata Pontebana, in železniški tir imenovan Pontebana, inaugurata nel 2000, ki je se je rodil leta 2000, che ha praticamente per i passeggeri che arrivano da Vienna
Kimasa è un po' rabbi che di Caio e Sdunaia. Scendono a Villacco, prendono l'autobus per andare a Vienna e viceversa. Stopio Villacco in se posso giù autobus a per Venezia. Zabenetke. E viceversa. Kerni Železnice in isto vorrei ponoviti cosa vraccia io robò. Perché viene considerata una linea, un ramo secco, cioè non conviene far correre il treno perché non c'è gente. Che se ne splaccia un po' rabbia di Železnico, Kerni dovol un po' rabbico. Ma nel porto un altro esempio significativo. Da Divaccia a Trieste ci sono 12 treni al giorno, passano soltanto 12 treni al giorno. Z Divaccia do Trsta, z druge strani pa potuje 12 vlakov dnevno. Una linea che attualmente può andare a 80 km all'ora, ma potrebbe con leggeri miglioramenti, non significativi, portare la velocità fino a 120 km all'ora. So i pirchi può capire con la vadi l'acchi potuio 80 km da uro chi vi lacco smaishimi spremembami slacca shlo na 120 km da uro. Questo appunto è ancora un esempio per dire che noi siamo per lo sviluppo ferroviario, però migliorando l'esistente in questo caso. To samo da poter dire da mi smo za razvoj železnic, železniškega prometa, ampak zakaj ne uporabili tistega, ki je že obstoječ in ga samo izboljšati. E come ha ricordato l'amico Roberto, invece di fare come è previsto nel progetto, perché ci sono due ipotesi per la Trieste di Divaccia, una di 12 km, di cui 12 km e 300 metri, di cui 11 km e 200 metri, tutti in galleria, nel carso fra Trieste e Divaccia. Zato kot je spomnil prijatelj Roberto, sta za Divaccio, del za Divaccio, dve alternativi. Ena, ki predvideva 12 km tira, od katerih... Di cui 11 km, dirgola tu, in galleria. Od katerih 11 veca 2 km podzemni galleriji. Na Kraškem territorio. C'è anche un'altra ipotesi, ma non una ipotesi più lunga di 22 km, appunto, non in galleria. Dice druga alternativa. Soltanto 7 km in galleria questa. Dice druga alternativa che è lunga 22 km, ottiri che siamo 7 podzemni gallerini. Quindi, diciamo, gli impatti ambientali sono sia in un senso che nell'altro, ovviamente nel primo caso, molto ma molto significativi. Tore obeh alternativa je vpliv na okolje zelo zelo močan. Per l'Italia, inoltre abbiamo un altro problema. Se Italia abbiamo pa še dodatni problemi. Questo è scritto in italiano, però in Italia un chilometro di galleria nella Valsusa costa 120 milioni di euro. To je za Italijo in pravimo da cena enega kilometra galerije je 120 milioni euro in Italiji. Quindi si può supporre che le gallerie che dovranno fare nel territorio carsico, che
ci sono le gallerie nelle gallerie, con problemi anche di sicurezza del lavoro, degli operai. Torej, ne samo stroški, tudi če pomislimo, koliko galerij, ki bodo galerije v galerijah, in to ne bo samo strošek, bo tudi stvar varnosti, ker ne vemo, kako kraški svet odgovarja na taka dela. La comunità europea ha promesso 50,7 milioni di euro per lo, soltanto per lo studio. Europska unija je obljubila 50,7 milioni euro samo za načrt. 22 per l'Italia, 22 za Italijo, e 28,7 per la Slovenia. In 28,7 za Slovenijo. Però solo per lo studio, ma abbiamo visto che un chilometro, d'accordo, in Italia questi prezzi qua, ma un chilometro di galleria a questi prezzi qua. Non vediamo da toi siamo za načrt andajo, siamo de moda in Italia. Sa chilometro stane 120 milioni. Galerie. Quindi l'impegno dei governi, i finanziamenti dei governi locali è molto ma molto, deve essere molto ma molto significativo. Torej, za obe vladi bo ta strošek zelo, zelo visok. Perché la comunità europea promette soltanto al massimo il 30% di finanziamento nelle tratte transfrontaliere. Che l'Europa Unia obljublja samo 30% stroškov v obmejnem predelu. Comunque, riguardo a questo progetto, entro fine aprile dovrà la regione Friuli Venezia Giulia e l'agenzia slovena per gli investimenti dovranno comunicare il progetto di fattibilità alla comunità europea. Do conca aprile l'agenzia slovena per gli investimenti slovenska agenzia da investizie e regione Friuli Venezia in tutti degela Fulania Julista Kraina completare il progetto morata dovershiti dokončati načrt glede izvedljivosti tega načrta do konca aprila. E quindi entro la fine del 2011 do konca leta 2011 deve essere pronto il progetto preliminare vorrei biti dokončan predhodni načrt. Quindi domanda, la gente è stata informata? La gente è stata coinvolta? Gli udie sono bli informati, sono bli inclusi studio una certa? E ripeto, informare, discutere, decidere. Informarti, poi? Debattirati in odlociati. Quindi concludendo diciamo la comunità europea Europska skupnost ha dato e ha promesso solo alcuni finanziamenti per lo studio di progettazione. Je dala in obljubila samo nekaj finansiranja le za ta načrt. Come sulla tratta con Policani questa, Policani Progesto. Policane Progesto. Policane Progesto. 1.100.000 per lo studio. In sicer v Sloveniji samo za del Poljsane Pragersko, za katero je dala obljublja 1.100.000 evrov.
però queste opere qua hanno esecuzioni di decenni, ma il problema del traffico lo abbiamo adesso. Ta dela bodo zahtevala desetletja, vendar probleme s prometom jih imamo že sedaj. E dovranno dimostrare come metteranno il camion sui treni. In bodo morali dokaza kako bodo lahko postavljali camione na vlake. Grazie. Nekako tisto pobudo, ki ne vem, če kakšen od vas prisotni, je slišal v zadnjih zadnjem letu, leto pa pol, ki zadeva ravno tisti del Krasa, o kateri ste slišali gospoda Roberta in tega zadnjega govornika v vezi s Krasom, ki prizadeva Trst. Problem je v tem, da mi zahtevamo na osnovi obstoječe zakonodaje, da bi se občine, trenutno obstoječe na tem ozemlju, ki gre od Devina na Brežine do Pazovice, oziroma do Peska praktično, ki je večji del Krasa in praktično da bi se združile v eno samo skupno občino. In to je čisto domnevno, recimo, da edino izhodišče, pametno, trezno izhodišče je to, da se na ta način homogenizira celotno območje Krasa na našem predelu, oziroma v Italiji, in na osnovi te homogenizacije, da se avtomatsko bolj temeljno in učinkovito planira take strukture, take infrastrukture, kot ste jih slišali. Kaj ti v tem predelu, kot so bili zelo jasni predstavniki, ki so govorili pred mano, to moče zahteva dva različna tira. In sicer tir, ki gre iz postaje, ki bo razširjena in zelo ojačena, v občini Devinu na Brežine in bo potekala po Kraškem grebenu, ki gleda na morje, do Tržaške postaje. In to, kot ste slišali, bo teklo v tunelu, ki bo razoral celotno podzemno območje tega predela. Drugi tir pa je tisti, o kateri je zainteresirana tudi matična domovina, in sicer Slovenija, in ki vedno iz te prehodne postaje oziroma iz Devina na Brežine poteka po celotnem Krasu, s tem, da gre po frakcijah na posameznih obstoječih občinah in bi morala priti na površino, recimo, v Sloveniji, takoj po mejnem prehodu. Vendar, medtem ko ste slišali poročanje o tistem prvem odseku, o tem drugem ni sploh govora. Novice, ki jaz jih imam, vendar ne vem, če se nanašajo na staro metodologijo obravnave, Slovenija je predvidela za tisti del, oziroma ima v predvidevnosti dve varianti, in sicer ena takozvana rdeča, ki upošteva brzino v višini 250 km. Druga pa tako zvana varianta zelene, ki v nasprotju s prvo predvideva maksimalno hitrost 160-200 km. Vendar tukaj ni pojasnjeno, če ta železniška proga bi morala služiti izključno pretovoru, recimo blagu in recimo povezave pristanišča z ostalim predelom Slovenije in potem naprej do ruske meje, ali pa tudi za potovalce. Ja ne smemo pozabiti, da preko te proge, obstoječe trenutno, pred ni toliko leti, recimo, je potekal tako zvani Orient Express, ki je povezalo Pariz z Istanbulom. In ta proga je ukinjena. Ta vlak so ukinjeni. In torej, če gre izključno za potnike, ne vidimo, kakšna perspektiva lahko ima, recimo, ena taka povezava, če bi upoštevala le in deloma, recimo, pretovor potnikov. Smatramo pa, da je zelo pomembna povezava glede, recimo, ukrcanja kamionov
Stem dabi se sprostile recimo prometnice, ceste prometnice, in atana cintudi recimo oraisciala upliu na okolie iscusto te camion. Toni consensiciali mi predlagamo to scupno occino. Na decennio smo postavili rauno pred desetimi dnevi na prisotnam na odgovorno commissio prello e poi asmiteu u vezi katire je pomembno da Dežela, Urania, Julijska krajina ali Venecija, kot se temu kliče, da upošteva ta naš predlog, ki temelji praktično, bodi si na obstoječi zakonodaji, ki omogoča to izvedbo, z druge strani pa je tudi, recimo, argument, ki je utemeljen na osnovi teh, bi rekel, prednosti, ki e na taka, recimo, uveljavitev z eno skupno globalno upravo bi omogočila eno boljšo planifikacijo teritorija, celo bi omogočala, recimo, razvoj na tem teritoriju, zlasti tistem predelu, ki je najbolj obsežen, ki trenutno je pod administracijo občine Trst. Na ta način, ta nova občina bi vsebovala praktično, ker mi predlagamo kaj, združitev občine Zvonik z občino Repentabor in priključitev z odcepom od držaške občine obeh rajonskih svetov, to se imenuje vzhodni del Krasa in zapadni del Krasa, ki trenutno, kot sem povedal prej, so pod upravo držaške občine. Ne smemo pozabiti, da držaška občina koristi ta predel, ki ga upravlja, isključno za cementifikacijo, ker to, kar so naselili in poselili po teh dveh območjih, na teh dveh območjih, je zelo, bi rekel, težka zadeva, ki prebivalstvo sploh danes kot danes ne more več prenašati. Zlasti, če poštevamo obstoječo planifikacijo, ki sicer ni še 100% odobrena na strani občinskega sveta v Trstu, katera predvideva tudi v prihodnost druge posege, med katere so upada tudi ta projekt, ki vsebuje železniške povezave. Prav zaradi tega mi smo radi privolili recimo današnji konferenci, da poleg tega preslišali, ki zadeva Slovenijo kot tudi današ predel recimo, da tudi v matični domovini se upošteva recimo vse te probleme, vse te težave, ki jih imamo mi, Slovenci, ma ne samo Slovenci, kaj ti danes na Krasu recimo, zlasti v predelu, ki je prisoten v državski pokrajini, je bistvenega pomena ta združitev tudi zaradi tega, ker tukaj se ne gre za, kaj bi rekel, ene etničnosti, kaj bi to moči danes kot danes lahko bi rekli, da je enako naseljeno, bodi si z avtoktonom prebivalstvom, to je manjšina slovenska, kateri jaz pripadam osebno, a isto časno s novimi priseljenci, ki so se po izteku druge svetovne vojne naselili na to moči. Zato je pomembno, da skupno se rešuje ta problem, z tem, da se vzpostavi ena bolj temena in ustrezna, kako bi rekel, uprava celotnega ozemlja kot takega. Jaz ne bi imel nič drugega dodati, samo sem želel pojasniti recimo stališče, naše stališče in predvsem recimo razloge za to našo pobudo. Hvala lepa za pozornost. Tisti, ki smo v bistvu tudi nekako najbolj prizadeti, tam, kar nas čaka, povedal par besed Semedi Faben, imeno civilne inicijative KRAS. Tudi v bistvu naša civilna inicijativa to situacijo vse čas spremlja. Naši italijanski kolegi so nastopili že vsem temeljito seznanjeni, tako da jaz tak stvari ne bi ponavljal, bi samo mogoče en par stvari še povedal, ki jih še danes nismo slišali. Najprej bi želel predstaviti malo glede kronologije, v bistvu poteka tekst dogajan glede petega koridorja, te železniške povezave iz Barcelone v Kijev.
Kar se tiče slovenskega dela, je to tako, da jaz smo prišli izpisano 14.4.2005, ki je bil sprejet državni lokacijski načrt za novo enotirno progo iz Kopra v Divačo. Ne. To je pač poseben del tega petega koridorja, ne, ki se tiče tega slovenskega kraka. Potem v juliju 2008 je bil sklep vlade za spremembo tega dela na enotirno progo. V 30.6.2008 je pa šlo že za dogovor za progo Trst-Divača, to, o čemer smo danes slišali. Ampak takrat se je govorilo še o spodnji varianti, ki je bila potem naknadno prekinjena procedura. Ne, to govorijo o tej spodnji varianti, ne, zaradi zelo velikih vplivov. Predvsem in to se je zgodilo v letu 2009. November, december, ko občina Dolina ni dovolila te proge, da bi potekala potem ozemlje te občine. No in potem imamo pa že lani, 15.6.2010, bila usklajena trasa na Slovenijo in Italijo po tej zgornji kraški varianti, ne, o kateri danes govorimo, ko sta se sestala oba državna sekretarja, gospod Ekomin in gospod Kasteli iz italijanske strani. No in 12.10. je bil pa podpisan dogovor za to kraško varianto. Se pravi, od takrat, ne, 12.10. jaz sem prav danes še preveril na internetu, če so kakšni drugi odzivi, od takrat ni bilo v slovenskih medijih niti besednice omenjene glede tega, kaj se zdaj tukaj dogaja s tam petim koridorjem, glede te trase. No, edina stvar, ki je še bila, je bilo to, da v decembru je bilo na občinskem svetu v Sežani pač vprašanje svetnika, kaj se zdaj tukaj dogaja, in tam župan takrat odgovoril, da pač tudi on nima kakšnih posebnih informacij in da bo zelo težko umestiti to traso, ne, te kraške variante v občino Sežana. No, glede samega poteka proge, mogoče še tisti, ki tam živimo, bi rekel, nas bo to zelo prizadelo in zadevalo, namreč italijanski, v bistvu, nobenih zemljevidov praktično ni objavljen. Objavljen so samo te grobi zemljevidi, iz katerih se tek te trase sploh ne da oceniti, ampak iz italijanskih virov smo dobili, ne, tako je tak približen potek te trase, naj bi bil sedaj, tako da bi šlo prečkalo državno mejo na Frenetičih, če gledamo iz italijanske strani, na levi strani in potem šlo pač na levi strani avtoceste in tam ne bi bil tunel in potem mimo Sežano, mimo Medanom in Sežano in potem bi rekel tam gore, približno usporedno s traso te avtoceste do Divače. Ne. Namreč taka proga, ki je tukaj predvidena, je zelo velika prepreka. Ne. To je praktično isti ran kot avtocesta, ne, s tem, da tukaj pač ti vlaki grejo še bistveno hitreje in sve povzročajo velike omejitve v prostoru. Mi kot lokalno prebivalstvo oziroma tisti, ki tam živimo, bomo od tega imeli zelo malo. Ne. Tle gre, bi rekel, za en tak mednarodni projekt, ne, ki je pač vezan na predvsem pretok blagane in za te, vse lokalno prebivalstvo tega območja bo pomenilo to samo neke omejitve in pač vse minuse, ki jih taka proga lahko prinese, da ne govorimo o tem, kaj bo to bilo med samo gradnjo. Ne. Namreč vsi ti tuneli in to bojo pomenili velike izkope v podzemlju, ne. To smo že prej slišali, in seveda deponije tega materijala, obremenitve cest, in pač tudi seveda za vrtanja, tudi tresenje tal. Tudi to glede Aarhuške konvencije, ne, ki določa to sodelovanje javnosti, tega praktično tukaj do zdaj sploh ni bilo. Ne. Lokalno prebivalstvo tam te vasi, kamor ta proga ne bi potekala, ni noben nič vprašal, ni nič se znano, tako da o tem se v bistvu na tem našem teritoriju zaenkrat niti še ne govori. Gre dejansko za molk slovenskih oblasti, ne. Kot sem že rekel, praktično pol leta ni bilo nobene informacije za javnost v zvezi s tem. Še ena zadeva je tukaj zelo pomembna. Na tem teritoriju se govori o Kraškem regijskem parku. Ta ideja je že zelo stara, ne, iz leta 2000 in še prej, in v zadnjem času poznate te želje, zahteve za neko peticijo, bi rekel, o zaščiti tega ozemlja. Ne, in Kraški regijski park bi bil en tak primeren odgovor. Sicer tle zdaj še ni neke politične enotnosti, ampak zdaj
ta proga bo tukaj dejansko zarezala praktično v ta Kraški regijski park, točno nekako ga bo razdelila na dva dela. Ne? Tako da tukaj je še en argument, ki dejansko je zelo pomemben. To glede teh vplivov, ne, čezmejni vplivi, ne, zdaj so razbili projekt na dva dela, o tem je že gospod Berto prej dosti povedal. Ne. Čisto drugače se gleda, če presojamo vpliv na okolje, tako da presojamo ta del, ki je v Sloveniji in v Italiji skupaj, ali pa da razdelimo na dva dela. Če gledate eno točko na meji, ne, ona, tista točka ima vpliv praktično samo polovičen, če se dela, ne dela ta celovita presoja vpliva na okolje mednarodno, ne, ker normalno vpliva samo slovenski del na tisto točko, ne, in obratno, tista, ki je zraven meje na italijanski strani, pa samo italijanski del. Tako da tukaj apsolutno podpiramo to, kar so tukaj prej rekli, ne, da tukaj treba dejansko uporabljati drugačne metodologije, ne pa vezane te osko na samo na eno državo, bodi si Slovenijo, bodi si Italijo. No, tukaj glede podatkov smo že vse slišali, tako da jaz tle ne bi zdaj se ponavljal, tudi podatki se malček razlikujejo. In drugo je pa zdaj to, ne, ta železnica se bo gradila iz javnih sredstev, ne, tle gotovo, mislite, da ga ne moramo vedeti, ampak obstaja lobiranja, tisti, ki so zainteresirani za tako gradnjo, da je ta poseg v okolje čim večji in tam tudi stroški čim bolj visoki, ne, ker to pomeni pač več dela, več denarja za vse tiste, ki bodo pri tem sodelovali. Ne. Po drugi strani je pa treba se tukaj vprašati, kaj dejansko je tukaj potrebno, kakšen cilj, kaj bo po tej železnici sploh potekalo, ali je to namenjeno potniškemu ali tovornemu prometu. In dejansko je treba to železnico tako projektirati, da bo ta vpliv na okolje čim manjši. Ne pa upoštevati samo interese teh lobijov, ki v zadnjem času dosti slišimo, na kakšen način delujejo, ne celo na najvišjih političnih ravneh. Ne smemo pozabiti pa tega, ne, tudi to je bilo že danes slišano, tudi jaz sem, bi rekel, tako v prostem času jamar, ne, in tukaj poznamo to reko, naša reka, ne, ponikne v škocijanskih jamah in teče potem praktično 40 km pod zemljo in pride kot reka Timava na dan v Štivanu in se potem izlije v morje, no, in ta železnica praktično ta del preseka. Velik vpliv na vse to, ker pač bo pretežni del prav v tem delu, ko mrseka te podzemne tokove potekal pod zemljo, bo gotovo tukaj potrebno zelo dosti pozornosti in niti ne vemo, kaj nas čaka oziroma kako se bodo dali ti vplivi na to podzemlje omejiti, ne, eliminirati, nikakor ne, ne. Drugo je pa to, da imamo v Brstovici tudi črpališče. Celoten kras se oskrbuje z vodo iz črpališča v Klariček v Brstovici, ki delno, bi rekel, se oskrbuje tudi s to vodo, ki se zbira na tem kraškem teritoriju. Ne. Tako da tudi tukaj je treba biti tudi glede tega zelo, zelo pozoren. Se pravi, ta voda pa je zdaj celo predvidena, da bo v veliki meri napajala tudi obalno področje, ne, ki ga že sedaj, ampak še v večji meri je predvideno s nami novimi projekti, da bo ta voda namenjena. Ne, se lahko zgodi, da bo prišlo do kakšne težave. Ne. Toliko z moje strani, hvala. Poslala na ministrstvo za okolje in prostor in pa na ministrstvo za promet in za regionalnost vladi v parlamentu predsedniku države in pa predsedniku državnega sveta.